Carissimi, buongiorno. Eccoci qui questa volta dal mio cucinino per riflettere sull'Arcadia. Dedicheremo un paio di conversazioni, una ai caratteri in generale, cercando un po' di piluccare qua e là tra alcuni testi pre-arcadici e espressamente arcadici. L'altra invece conversazione sarà dedicata espressamente a Metastasio, sia nella sua produzione poetica, sia nella sua produzione invece melodrammatica, di libretti per melodrammi, in cui applica delle linee di riforma in senso razionalistico che in parte possiamo assimilare, mettere in parallelo rispetto, come ormai abbiamo ripetuto più volte, alla riforma goldoniana del teatro comico. Vi ricordate il quadro che avevo tracciato nella conversazione introduttiva? Il periodo cronologico di cui ci occupiamo prevalentemente oggi è costituito dai primi decenni del Settecento, diciamo pure dei primi 30 anni del Settecento, primi 50, la prima metà del Settecento, e quindi si innesta cronologicamente prima rispetto alla stagione aurea di Goldoni che abbiamo collocato negli anni 50-60. Primi anni 60 fino appunto alla partenza per Parigi del 62. Quindi cronologicamente facciamo un piccolo passo indietro, ma dopo questa parentesi dedicata appunto al teatro goldoniano, questa ampia parentesi dedicata al teatro goldoniano, ritorniamo a quella che è la linea principale dello sviluppo della poesia lirica. Allora, diciamo subito, come avevamo affermato nella conversazione iniziale, che l'Arcadia, poi vedremo bene esattamente in cosa consiste, il motivo, per esempio, di questo nome dato all'Accademia di intellettuali e poeti che si riconoscono nell'Arcadia, che ad essa aderiscono. Ma dicevo, questo lo vediamo un attimo, tra poco. L'Arcadia nasce all'insegna di un riscatto, stando alle parole dei suoi teorizzatori, di un riscatto della poesia italiana dal cattivo gusto imperante in epoca barocca. Quindi l'Arcadia nasce proprio come reazione in nome del buon gusto, dell'eleganza, dello stile più armonico, equilibrato, musicale, raffinato, della reazione rispetto agli eccessi, specialmente agli eccessi intellettualistici, metaforici, della poetica barocca della meraviglia, della poetica, cioè marinista, come ricordate dal percorso dedicato al barocco che avevamo svolto qualche tempo fa. Ora, dobbiamo però fare una precisazione, da lì partiremo oggi nella illustrazione e in particolare nella lettura e commento di qualche testo poetico. Già in epoca pienamente barocca, cioè pienamente seicentesca, si era, anche se minoritaria, distinta dalla principale, appunto prioritaria, linea marinista, caratterizzata proprio da questi aspetti su cui abbiamo più volte insistito, della meraviglia, della concettosità, dell'artificio, dell'esuberanza retorica, specialmente in senso metaforico, che vuole colpire proprio la mente del lettore. Dicevo, accanto a questa linea prioritaria si era comunque sviluppata una linea minoritaria che generalmente si chiama classicista. In realtà vedremo di definire questo termine. Classicista perché recupera proprio come lezione di stile, di buon gusto, di ordine, di equilibrio, ma anche come serbatoio proprio di soluzioni, specialmente vedremo di tipo metrico, recupera la lezione dei classici. C'è tutta una linea di poeti, alcuni dei quali in realtà li abbiamo già citati anche all'interno dell'atmosfera barocca, penso a Stigliani, penso a Ciro di Pers, ma non c'è dubbio che il poeta, che pur non avendo mai preso dichiaratamente una posizione antimarinista, ma è considerato dalla critica un po' l'alternativa a Marino nella poetica del Seicento, nella produzione poetica del Seicento, è Gabriello Chiabrera, un poeta di Savona di cui adesso ricostruiamo qualche aspetto caratterizzante. Per farlo, come sempre, condividiamo il nostro schermo su cui
nella scheda dedicata alla Arcadia, allora vedete, no? Nel Settecento, Arcadia, ho appunto dedicato appositamente una cartella dedicata a Chiabrera. Ripeto, con Chiabrera non siamo ancora nel contesto arcadico del Settecento, con Chiabrera siamo ancora assolutamente nell'ambito della produzione del Seicento. Tra l'altro, appunto, in queste piccoli file avete anche sempre delle introduzioni interessanti. Allora, quali sono le in cosa si distingue, no, la produzione poetica di Chiabrera? Vedete, nato a Savona addirittura nel 1552 e morto sempre a Savona nel 1638, quindi siamo addirittura alla prima metà del Seicento. Allora, egli si distingue un po' in tutti i generi poetici, dal poema eroico, cui egli pensa, no, di consacrare la propria fama, al poemetto sacro, alla canzonetta erotica d'amore, che è quella che di lui principalmente ci rimane, il poema encomiastico, cioè l'elogio, quindi le favole mitologiche, opere teatrali, prose, quindi una serie di produzione molto ampia che anche gli diedero parecchia fama. Però quello che noi principalmente ricordiamo di lui è la raccolta di rime che sono suddivise in base ai generi, canzoni eroiche, sacre, morali, cioè quelle quindi di impegno maggiore, ma quelle che più ci interessano sono i sonetti e specialmente più ancora le canzonette. Ora, qual è il senso? Allora vedremo, leggiucchiando qualche testo, che i temi sono molto leggeri, i temi prendono spunto da amori contrastati, amori difficili, ma non è quello, non è a volte rappresentati anche con toni apparentemente drammatici, però in realtà è una drammaticità che sfuma immediatamente in musicalità. Ecco, l'attenzione principale, come anche questa nota dice, di Chiabrera sta proprio lì, la cura maniacale con cui affrontò il compito di piegare ad effetti musicali, attraverso originali costruzioni metriche, il repertorio della tradizione lirica italiana. Allora, Chiabrera è noto per aver tentato il recupero in modo proprio sperimentale, quindi non con la volontà di imitare, ma con la volontà proprio di sperimentare qualcosa di nuovo. E se vogliamo, è proprio in questa sua sperimentazione, non tanto tematica, retorica, quanto metrica, cioè nella scelta delle strutture metriche delle sue poesie, è in questa sperimentazione che egli rientra in qualche modo nell'alveo del barocco, in quanto in qualche modo, come dire, intenzionato a suscitare stupore, a suscitare meraviglia. Quindi la meraviglia, poetica della meraviglia, appunto da Marino, caratterizza tutta la produzione poetica seicentesca e barocca. Ecco, la meraviglia che il nostro Chiabrera sembra voler suscitare è la meraviglia di fronte alle sue soluzioni metriche che derivano da quelle che sono, da quella che è la metrica classica. Ovviamente ricordiamo sempre che la metrica classica è una metrica quantitativa, cioè basata sull'alternanza tra sillabe lunghe e sillabe brevi. Questa alternanza naturalmente si perde nella poesia italiana, che invece è giocata esclusivamente sugli accenti. Quindi si tratta di riprodurre con il gioco degli accenti quello che è il ritmo della poesia antica, che invece nasce invece dall'alternanza delle lunghe e delle brevi. Ecco allora che Chiabrera, in questa imitazione, ma che in realtà è una libera ricreazione metrica, è una esplorazione di quelle che sono le varie strutture metriche classiche per cercare di in qualche modo riprodurle nella poesia italiana in modo sperimentale. Quindi in questa sperimentazione metrica,
Abrera utilizza il modello classico mediato attraverso la scuola francese della Pléiade, che fa capo in particolare a Pierre Ronsard, che si rifaceva anch'essa agli stessi modelli. I ricorsi classici, come qui si dice, non implicò un ritorno all'antico in modo imitativo e rigido, ma la riproduzione del canone petrarchesco, perché ovviamente oltre ai classici greci più che non latini, oltre ai classici greci è Petrarca, che anche si propone come modello di misura e di equilibrio formale, a Chiabrera, come poi vedremo, ai poeti dell'Arcadia del Settecento. Ecco, il riferimento alla riproduzione del canone petrarchesco risultava sterile se viene riprodotto in modo rigido, ma ecco allora la sperimentazione di nuove linee metriche, di nuove soluzioni, e la sua esperienza in questo senso risulta in qualche modo complementare a quella di Marino. Un po' le stesse cose le trovate anche in queste altre due schede che ho qui riportato. Per esempio, importante è proprio questa, l'importanza assunta dalla musicalità, lo accennavo prima, cioè quello che interessa è comporre strofe poetiche che siano caratterizzate da una innata, proprio nella scelta del lessico, nel suono delle parole, da una innata musicalità. Allora ecco, per quanto riguarda gli argomenti, il poeta abbandona la vicenda sentimentale di Petrarca con la drammaticità intrinseca, il dualismo intrinseco, scrive per occasioni diverse, l'abbiamo detto, encomi, riti religiosi, specialmente occasioni anche leggere, galanti, banchetti, mondane, banchetti, feste, incontri d'amore, piccole scene descritte con ricorso, con riferimenti al mito antico, che sotto il profilo metrico e formale hanno al centro la musica. Il poeta destina molti versi proprio allo spartito, cioè alla messa in musica, versi destinati ad essere musicati, ma comunque anche quando non lo sono hanno una loro implicita interna musicalità. E Chiabrera si ispira a modelli stranieri, classici, mediati attraverso la scuola della Pléiade, che ha appunto tra i suoi principali esponenti Pierre de Ronsard, circolo di poeti francesi che si richiamava ai lirici greci. È attraverso questa mediazione che Chiabrera recupera i classici greci, in particolare Pindaro, autore di odi solenni, di celebrazione specialmente dei vincitori sportivi, delle Olimpiadi e delle altre manifestazioni sportive classiche, e Callimaco, che è invece il padre della poesia ellenistica, caratterizzata proprio dalla brevità, dalla raffinatezza, dalla cura formale estrema. Accanto ad essi i poeti latini. Lo schema metrico che è particolarmente privilegiato da Chiabrera e per il quale è particolarmente noto oggi è la canzonetta, che da lui quasi nasce, che è una riduzione, è una specie, ma sì, una riduzione dello schema grande della canzone e dell'ode, in particolare della ode celebrativa, melica, proprio melica vuol dire melodica, cioè musicale, destinata ad essere messa in musica, o anacreontica, perché richiama il poeta greco Anacreonte, caratterizzata in particolare da strofette brevi e da versi altrettanto brevi, perché ricordiamo che la canzonetta esisteva fin dall'età medievale, ricordate Dante, ricordate Cavalcanti, eccetera, però il verso breve era esclusivamente il settenario, che nelle canzonette prevaleva sull'endecasillabo invece delle canzoni. Qui invece troviamo strofette di versi ancora più brevi, settenari, quinari di 5 sillabe o addirittura a volte quadrisillabi, e i versi pari sono assolutamente rari e eccezionali nella poesia italiana, nella produzione poetica
politica italiana. Più o meno le stesse cose le trovate anche in quest'altra scheda destinata sempre a Chiabrera, che sottolinea l'aspetto della libertà nel riferimento all'antichità classica, riferimento che diventa quindi una capacità di esplorare un serbatoio di soluzioni e di sperimentare cose nuove. Ecco allora l'ode pindarica in occasioni solenni e celebrative, ma ecco appunto la che diventa canzone eroica, ma ecco specialmente, come dicevo, la canzonetta, che è il metro più indicato, che diventa praticamente caratterizzante la sua poetica, e che costituisce spesso il libretto per vere e proprie canzoni in musica. Allora qui in queste schede, innanzitutto appunto di Chiabrera parla anche il nostro libro brevemente, quindi andate a prendere il testo, il nostro libro di testo, adesso quando trovo, mi sembrava di averlo sotto mano, ma evidentemente non ce l'ho. No, esatto, scusate. Niente, pazienza, lo recupereremo. Sì, arrivo subito, scusate. Ecco, il nostro libro dedica, scusatemi, una scheda appunto a Chiabrera a pagina 172, semplicemente una piccola scheda con riportato come proposta di supplemento online, questo testo che ho qui inserito, Riso di bella donna. Ecco, i temi, ripeto, non sono la cosa più importante di Chiabrera, così come non lo saranno per la produzione arcadica. I temi sono quelli degli amori contrastati, infelici, della celebrazione della donna, sempre però in bilico tra la corrispondenza d'amorosi sensi e invece la crudeltà, che viene magnificata attraverso anche le lievi, galanti metafore tratte dalla realtà naturale. Però il metaforismo appunto di Chiabrera è molto più delicato, molto più equilibrato, privo di quegli eccessi, no, intellettualistici che erano tipici della metafora di Marino. Guardate, ma specialmente ecco anche nella lettura cercate proprio di cogliere questo andamento quasi a filastrocca, questo andamento molto musicale e ritmico, ritmato. Anche qui vediamo addirittura qui la stranezza è costituita dalla prevalenza di metri di versi pari sillabi, sempre con accenti che cadono sempre nella stessa posizione, che quindi danno proprio l'idea di un ritmo quasi cantilenante. Belle rose porporine che tra spine sull'aurora non aprite, ma ministre degli amori dei tesori di bei denti custodite. Dite, rose preziose, amorose, dite, ond'è che s'io m'affiso nel bel guardo vivo, ardente, voi repente disciogliete un bel sorriso. Ecco, la scelta che poi la Arcadia continuerà è quella di un lessico piano, di una sintassi sostanzialmente semplice, con poche inversioni, che appunto si presta, come avete sentito, anche con i giochi fonici. Notate, qui trovate non solo la rima baciata, porporine, spine, ma poi la assonanza con i suoni IE, i suoni vocalici IE, che trovate immediatamente dopo, quasi a costituire un eco, no? Porporine, spine, aprite, custodite, e in mezzo amori, tesori, appunto versi brevi. Allora, il significato, a parte che poi qui avete le note, adesso dovete davvero aiutarmi, perché se io adesso ho tre testi qui di Chiabrera che vi propongo, ma se appunto le leggiamo e analizziamo con attenzione tutti, ovviamente occuperemmo tutto il tempo di questa prima conversazione, e di Arcadia neanche parleremo. Ma dicevo, quindi dovete aiutarmi poi nel leggere, con tutto il corredo di note e di commenti, questi testi che semplicemente vi introduco. Allora, belle rose porporine, ma quali sono queste rose? Attenzione che non sono tanto le rose, i fiori, perché dite, voi non vi aprite sull'aurora tra le spine, ma ministre, cioè servitori di amore,
custodite bei tesori di bei denti. Le rose sono le labbra della bocca dell'amata. Ecco appunto una tradizionalissima metafora che viene utilizzata però appunto senza eccessi, come dicevo prima, e complicazioni cervellotiche. Dite rose preziose, amorose, vedete anche il ritorno sempre delle stesse parole, no? Ministre degli amori, amorose, rose preziose, amorose. Notate anche questo gioco di rima al mezzo, il dite che invece va a riprendere il custodite. Vedete appunto questi giochi fonici con dite, onde, come mai? Che se io mi fisso nello sguardo vivo ardente della mia donna, voi subito vi aprite in un bel sorriso. E ciò forse per aita, per aiuto, per supporto, sostegno alla mia vita, che non regge alla vostra ira, cioè ai momenti in cui voi siete arrabbiata, oppure perché voi siete tutte liete me mirando in sul morire, o forse al contrario è per la vostra crudeltà, perché voi sorridete nel vedendo liete, nel vedermi morire, ovviamente d'amore. Ora, che sia per ferita, cioè per crudeltà, o che sia per pietà che voi sorridete, cioè sorridete per sostenere, no, col vostro sorriso la mia vita che non può sopportare di vedervi impietosa, oppure sorridete per crudeltà perché mi prendete in giro e godete della mia sofferenza. Quindi che sia per ferita, cioè per crudeltà, o sia per pietà, che voi vi comportate così, io voglio dire in nuovi modi vostre lodi. Ma ridete, continuate a ridere, a dare ispirazione alla mia poesia col vostro sorriso. Se, e qui guardate un gioco, qui sì, in qualche modo metaforico, iperbolico, più vicino alla poetica barocca marinista. Se un ruscello, una auretta è una brezza, tra l'erbetta sul mattin mormorando erra, qui rappresenta anche una scenetta di Locus Amenus, no? Il bel giardino fiorito. Se di fiori un praticello si fa bello, noi diciamo, usando una metafora, ride la terra. Vi ricordate che l'espressione ride la terra la usava anche nel cannocchiale aristotelico Emanuele Tesauro. È una tipica metafora che velocemente dà, no, un'idea, umanizzando la terra, dà tutta un'idea di pienezza, di gioia, di allegria. Allora, se appunto siamo in un locus amenus con il ruscelletto, la brezza, i fiorellini, ecco allora che diciamo che la terra ride. Quando avviene che uno zefiretto, un venticello, per diletto bagni il piede nell'onde chiare, quasi umanizzato, è lo zefiro stesso che si bagna nelle onde, increspandole, sicché l'acqua in sull'arena scherzi appena, sulla riva si muove, noi diciamo che ride il mare. Se giammai tra i fiori vermigli, se tra i gigli, quindi fiori rossi e fiori bianchi, veste l'alba un aureo velo, quindi se l'alba sembra essere fiorita, no, come un campo di gigli e di fiori rossi, pensate, non so, i papaveri, su rote di zaffiro muove in giro e sembra muoversi sulle ruote di zaffiro, cioè di colore appunto dello zaffiro, noi diciamo che ride il cielo. Bene vero, quindi vedete queste tre metafore, no? Ride la terra, ride il mare, ride il cielo, ma, bene vero, quando è giocondo ride il mondo, ride il cielo, quando è gioioso, bene vero, ma non san poi come voi fare un riso grazioso. Ecco l'omaggio galante alla sua donna. Il riso del mondo, del cielo, quindi della terra, del mare, del cielo, non sa essere così grazioso, pieno di grazia, di eleganza e di bellezza, come il vostro sorriso. Ecco appunto il gioco un po' iperbolico, metaforico iperbolico, che in qualche modo accomuna questo testo
lirica barocca, però anche questa scheda vi dice se c'è certamente un elemento in comune, dall'altra si distanzia il discorso chiaro, ordinato, la sintassi semplice, immagini che non cercano la spettacolarità, ma sono aggraziate, delicate, ricche spesso di diminutivi che sono proprio un elemento caratterizzante di Cabrera e poi della Arcadia. Non ci sono giochi lessicali, le ripetizioni sono dedicate a parole chiave ma semplici come l'aggettivo bello, effetti fonici e musicali danno un'impressione di grazia e di armonia. Questa stessa poesia è anche commentata qui allo stesso modo, anche qui con una riflessione proprio sulla musicalità come criterio costruttivo. E poi ecco, l'attenzione è qui anche posta sulla struttura proprio compositiva. All'ideale classicistico dell'equilibrio e dell'ordine corrisponde l'organizzazione dei contenuti. Leggetelo con attenzione. Alla enunciazione dell'argomento nelle prime quattro strofe corrisponde il suo svolgimento, altre quattro strofe, e l'ultima, con questo gioco iperbolico, riassume i motivi delle tre precedenti e ne espone le logiche conclusioni, tutto il gioco sul riso. È evidente che il criterio costruttivo e organizzativo è dato dalla ricerca di una nuova musicalità e cadono sostanzialmente gli interessi per i contenuti e i significati. Questa musicalità è data da rimandi fonici continui tra una parola e l'altra. Qui appunto alcune ne abbiamo visto all'inizio, ma si enunciano mille altri effetti di eco, di richiamo sonoro continuo. Inoltre, appunto, anche qui c'è una riflessione sulla metafora che è più tradizionale, Petrarca, Tasso, ma specialmente non si distingue per un intellettualismo sfrenato, vuole essere è funzionale esclusivamente all'omaggio galante. Ecco, oltre a queste due troviamo un paio di altri testi che qui vi ho proposto, uno dedicato sempre agli occhi della donna, quindi simile per contenuto a quello precedente, o begli occhi, o pupillette, che brunette, vedete il gioco dei vezzeggiativi qua. Dentro un latte puro puro è la carnagione chiara del viso, mancidete, cioè muccidete, è chiaro che è un verbo drammatico, ma che in questo contesto grazioso perde assolutamente di violenza espressiva. Muccidete a tutte l'ore, con splendore d'un bel sguardo scuro scuro, s'oggi mai non vi pentite, occhi, udite, io m'accingo alla vendetta. Allora, se non vi pentite di volermi uccidere, mi uccidete ovviamente suscitando il mio amore, io mi vendico, promette vendetta, ma poi vediamo che alla fine smentisce questo proposito di vendetta. Punirò quei vostri sguardi con quei dardi che la cetra, cioè lo strumento poetico, saetta. Vi punirò con la mia poesia. Ma poi subito dice no, non dirò giacché brunette, pupillette, vedete gli stessi termini rovesciati, non vi siate chiare e belle, non arriverò a dire che non siete belle, né che in cielo al vostro foco fosse loco se non degno in sulle stelle, non dirò che ci sia un altro luogo degno di voi se non quello delle stelle, vedete con questo gioco del non dirò che afferma il contrario, cioè io continuerò a dire che voi o pupille o occhi siete meravigliosi, continuerò a dire che nel cielo l'unico luogo degno di voi è tra le stelle, ma per vendicarmi cosa dirò? Dirò che se giammai i vostri rai orneranno alcun dei cieli, se mai i vostri raggi che escono dal vostro sguardo, dalla luce dei vostri occhi, orneranno, adorneranno il cielo, si faranno in qualche sfera, appunto celeste, nova fera, diventeranno una bestia feroce, come rei, come crudeli, per la loro crudeltà, per la loro malvagità. La costellazione avrà appunto la forma di una belva straordinaria. Ma dice, io potrei dire questo per vendicarmi, ma poi appunto si tira indietro anche da questo. Ma se ormai non vi pentite, se anche non vi pentite di uccidermi continuamente, occhi, udite, non m'accingo alla vendetta. Armerò
quei vostri sguardi. Vedete che prima era punirò quei vostri sguardi, adesso semplicemente armerò quei vostri sguardi, cioè aggiungerò quasi, no, la mia poesia a costituire nuova risorsa per la vostra bellezza. Armerò quei vostri sguardi con quei dardi che la cetra saetta e dirò che se giammai i vostri rai alcun ciel faranno adorno, vedete, prima parlavamo di ordine compositivo, no? Vedete la struttura esattamente riprodotta, quasi simmetrica, schematica, no? I versi dedicati alla possibilità di vendetta, cui corrispondono i due, non beh, le due strofe per la vendetta, due strofe per la smentita. Armerò quei vostri sguardi e dirò, vedete come qui, e dirò che se già mai i vostri rai, vedete il ritorno anche proprio della stessa formula, alcuni ciel faranno adorno, che ribalta, orneranno alcun dei cieli con una corrispondenza rovesciata, a chiasmo, da quel cielo uscirà fora l'alma aurora. Non diverranno costellazione che rappresenta una fiera, no? Una bestia feroce, ma adorneranno quel cielo da cui esce l'aurora. L'aurora che illumina, che alimenta alma, che dà vita a menar più bello il giorno, per condurre e rendere più bello il giorno. Ecco, anche qui leggete questo voluta rivoluzione lirica, cioè nella ricerca appunto di strofette brevi, con versi brevi, spesso anche, e in altre poesie lo troviamo anche più spesso, tronche con l'accento sull'ultima, quasi ad aumentare questo effetto di musicalità, e appunto con la cura, no, esatta di ogni particolare, che però dà un'idea non di artificio, di costruzione mentale cervellotica, di ingegno, di concettosità, ma dà l'idea di una grande semplicità, in qualche modo confermata dalla musicalità, dalla scorrevolezza musicale di tutta la poesia. L'impressione che ne ricaviamo è quella appunto di armonia, di equilibrio, di misura, che appunto passerà all'Arcadia. Da ultimo diamo un'occhiata anche a questa violetta, questa volta è davvero l'elogio del fiorellino, ma è anche una meditazione tipicamente classica, che vi ricordate anche ripresa nel Rinascimento, sul tema della fugacità della vita, e sempre ovviamente rivolta come meditazione alla sua donna. Lo spunto è naturalistico, la viola è la violetta, che in sull'erbetta, notate sempre questi giochi, che diventano quasi stucchevoli, lo stesso effetto lo vedremo nella poetica dell'Arcadia, nella poesia dell'Arcadia, i giochi dei vezzeggiativi, che sembrano un pochino appunto fin troppo, no? Quasi infantili, quasi ingenui, quasi appunto dolciastri, no? Patetici, ma che danno sempre, anche con i loro richiami sonori, questo effetto di musicalità leggera. La violetta che in sull'erbetta apre al mattin novella, e anche qui c'è lo stesso gioco, rima baciata e poi assonanza e a, apre al mattin novella, di non è cosa tutta odorosa, tutta leggiadra e bella, la violetta che si apre la mattina, non è tutta profumo, tutta bellezza, sì, certamente, che dolcemente ella ne spira odori, e n'empie il petto di bel diletto, col bel dei suoi colori. Notate anche qui la centralità di questo bello, no? Che qui è aggettivo, il bel diletto, la bella gioia che sa suscitare, e poi diventa quasi sostantivo, col bello, cioè con la bellezza dei suoi colori. Vaga rosseggia, vaga biancheggia, ora è rossa, ora è bianca, tra l'aure mattutine, pregio d'aprile, la grande, come dire, ornamento, no, della stagione primaverile, sempre più gentile, ma che diviene al fine? Ai, che in brevor, come l'aurora, lunge da noi s'envola, la bellezza, come l'aurora, è breve, è effimera, ecco languire, ecco perire la misera viola,
tu, e si rivolge alla donna amata, cui bellezza e giovinezza oggi fansi superba, tu che sei una dolce pena, soave pena, cioè una dolce sofferenza, notate il gioco, l'ossimoro, in questa espressione, una dolce catena della mia prigione dura, aspra, dolce catena è una metafora, ma anche qui un ossimoro, perché è una catena che imprigiona, come può essere soave e dolce, con quel fiore, pensando a quel fiore, la viola, che in un attimo perde la sua bellezza, consiglia il core sulla tua fresca età. Manda al tuo cuore consigli di saggezza, ammonimenti di saggezza nel pieno della tua età, nella tua giovinezza, perché tanto dura l'alta ventura, cioè la buona sorte e quindi la bellezza, tanto dura l'alta ventura di questa tua beltate, come la viola, come l'aurora dura la buona sorte della tua bellezza. E anche qui notate nel commento, prestate davvero molta attenzione, tutti gli accorgimenti che sono posti sulla via della semplicità, versi brevi, ritmo scandito, rime baciate che rendono appunto la rima più vicina e quindi che si fissa di più nel nostro orecchio, nel nostro ascolto, e poi tutti gli elementi, strutture sintattiche semplici, un lessico consueto, vocaboli per lo più piani, cioè con l'accento sulla penultima, quindi che indicano quasi, qui osa un po' questo commentatore, dare l'idea della bellezza che sfiorisce e che soltanto qua e là, con qualche singolo monosillabo, sembrano interrompersi, sembrano interrompere questo ritmo cantilenante. Ecco allora, addirittura qui in modo quasi poetico ci dice che con questo andamento, no, un po' a cantilena, a filastrocca, le strofe sembrano svanire facilmente, scorrere facilmente, come svanisce il profumo della viola e svanisce la giovinezza. Quindi ecco allora quasi l'impalpabilità delle immagini e dei suoni di questa poesia. Va bene, ecco, allora abbiamo capito, no, la poetica di Chiabrera, perché ho così insistito su di lui. Ho insistito su lui prevalentemente perché è davvero il modello a cui si riferisce la Arcadia. Allora, vediamo un attimo, per chiudere, magari senza dilungarci troppo, per chiudere anche questa conversazione, veniamo a che cos'è l'Arcadia. Allora, vi dicevo, quindi già nel Seicento c'è questa linea minoritaria di reazione alla poetica della meraviglia, della metafora concettosa e artificiosa, in nome dell'ordine, della semplicità, dell'equilibrio, che trova naturalmente nei classici il suo riferimento. Ecco, la stessa cosa, questa stessa richiamo a quello che loro chiamano il buon gusto rispetto al cattivo gusto barocco, diventa l'ideale dell'Accademia della Arcadia. Ma che cos'è questa Accademia? Allora, innanzitutto come nasce l'Arcadia? Lo troviamo specialmente in questo testo che ho chiamato Arcadia 2. Allora, verso la fine del Seicento, la corrente classicista che aveva percorso il secolo e si era manifestata specialmente in Chiabrera, ma non solo, ci sono altri poeti e altri proprio tipi di poesia, per esempio la maniera grande, i Carmi Civili, lo stesso Chiabrera, abbiamo detto, aveva scritto odi di argomento morale, di argomento religioso, di argomento civile, odi encomiastiche. Ecco, altri autori sono Fulvio Testi, Alessandro Guidi, Pavese, tra l'altro, di nascita. Ora però, ecco, si erano ritrovati intorno ad una sorta di cenacolo, no, poetico, letterario, una sorta di ambiente, no, aristocratico, mondano, che si era creato intorno a Cristina di Svezia, che dopo essere passata dal protestantesimo alla religione cattolica, aveva, essersi convertita al cattolicesimo nel 54, aveva rinunciato al trono, era la regina di Svezia,
Sicilia e si era trasferita a Roma, intorno a cui aveva creato appunto un ambiente culturale, l'Accademia Reale, cioè che riproduce l'Accademia Reale che aveva creato intorno al trono di Svezia. L'Accademia, questa appunto trapiantata a Roma, si prefigge di coltivare la poesia sui modelli classici e petrarchisti. Ripeto, Petrarca e i classici sono visti come modello, come misura di ordine, di equilibrio, di eleganza, di buon gusto, proprio in reazione allo stile turgido, ampolloso, metaforico, retorico, esuberante, tipico del barocco. È la reazione appunto allo sperimentalismo barocco. Allora, quindi, intorno a Cristina di Svezia si crea questa accademia, cioè questo circolo, ambiente di poeti, di intellettuali che reagiscono al cattivo gusto barocco. E siamo nella seconda metà del Seicento. Dopo la morte di Cristina di Svezia, questa cerchia di poeti e nuovi giovani adepti danno vita nel 1690, danno vita a una nuova accademia che è l'Accademia della Arcadia. L'Accademia della Arcadia, innanzitutto perché si chiama così. Allora, vi ricordate che la Arcadia era la mitica regione, no? Della Grecia, lo si trova anche qui, la mitica regione della Grecia in cui sono ambientate le bucoliche di Virgilio e che poi viene ripresa proprio come luogo mitico di pastori poeti, di pastori che si dilettano di poesia in un contesto idillico, in un contesto sempre positivo e sereno, solo ogni tanto increspato da qualche sventura, da qualche dramma. Dicevo, avevano fatto riferimento a questa mitica regione dell'Arcadia, Jacopo Sannazzaro nella sua Arcadia, che è insieme di prosa e di poesia, e Giambattista Guarini nel suo Pastor Fido. Allora, immaginando di essere i pastori d'Arcadia, questi poeti si mettono insieme e creano questa nuova sodalizio, questa nuova comunità che è la Accademia della Arcadia, le accademie di scienziati, di poeti, di artisti, le ritroviamo a partire dal Cinquecento e sono poi per tutto il 6 e adesso anche nel 7, sempre più regolate da norme, da statuti precisi. Quindi anche i nostri amici poeti della Arcadia si danno delle norme precise. Queste norme precise innanzitutto consistono nell'individuare, quando ci si iscrive, si aderisce all'Arcadia, nell'individuare un nome classico o quantomeno classicheggiante, nomi fittizi tratti da pastori greci del repertorio della poesia bucolica greca. Inoltre chiamano la collina romana in cui si riuniscono sul Gianicolo Bosco Parrasio, la Parrasia era una regione dell'antica Arcadia, trovano come simbolo il flauto di Pan e come protettore Gesù Bambino visitato dai pastori. Il capo di questa accademia si chiama Custode e le sedi distaccate, perché dall'Accademia Romana cominciano a nascere e si diffondono in tutta Italia le colonie, che noi appunto possiamo considerare appunto le sedi staccate dell'Arcadia. Ecco, quindi adesso poi interrompo e passerò a una nuova conversazione dopo per definire alcuni concetti anche un attimo magari più difficili e problematici che trovate enunciati e spiegati bene qua. Ma diciamo ancora una cosa. Allora, l'Arcadia è quindi un movimento poetico che si ispira a questi ideali di ordine, di semplicità, di linearità, di musicalità, di quello che loro chiamano buon gusto, che si crea a Roma, in qualche modo influenzato anche dalla Chiesa romana, da questa volontà in qualche modo moralizzatrice, in questa volontà anche di ritorno a quelli che sono i valori base della morale cattolica, contro il Settecento, tenete conto che cominciano, anche se qui siamo in età ancora
po' pre-illuministica, ma nel Settecento vede cominciare a diffondersi idee assolutamente laiche o addirittura comportamenti libertini, comportamenti galanti, improntati ad un erotismo anche sfrenato. Quindi la volontà di questi poeti è anche di un richiamo a, in qualche modo all'ordine morale, ma specialmente un richiamo all'ordine inteso come buon gusto, come eleganza poetica. E trovano questo travestimento, no? Il travestimento pastorale. E non a caso, specialmente nella prima stagione della loro produzione poetica, ecco che i temi sono anche tipicamente pastorali e attraverso il canto dei pastori si rievocano, come sempre, amori più o meno contrastati, più o meno malinconici o lieti. Poi, a sua volta, i temi anche della produzione di questi poeti muteranno e lo diremo. Ma a questa accademia si iscrivono poeti di qualsiasi anche levatura, non particolarmente geniali o particolarmente brillanti, i poeti di tutta Italia, perché appunto si creano queste colonie in tutta Italia, e quindi la funzione storica, forse principale dell'Arcadia, fu quella di uniformare il gusto letterario, poetico italiano, creare un gusto uniforme, improntato a questi ideali di, come dire, equilibrio tra ragione e sentimento, tra ragione e fantasia, ma improntati specialmente a questi ideali di buon gusto, di ordine e di eleganza formale. Ecco, in questo reclutamento, no, di poeti che trovano, iscrivendosi all'Arcadia, la possibilità, per esempio, di pubblicare a spese di tutta l'Accademia e non a spese personali le loro poesie. Periodicamente l'Arcadia pubblica le raccolte di poesia dei suoi iscritti, dei suoi adepti. E quindi è un modo per pubblicare, far circolare, farsi conoscere. Ovviamente il livello medio è sempre medio basso, non è mai altissimo. C'è una curiosità che trovate raccontata, per esempio, in questa scheda Arcadia 2. L'Arcadia si diffonde un po' tra tutte, non solo capillarmente a livello geografico, anche in quelle regioni di solito escluse dalla circolazione poetica, ma anche a vari livelli sociali, no? Permettendo l'ingresso in questo ambiente intellettuale anche di borghesi, di piccolo borghesi, di persone di livello non elevato, e specialmente aderiscono all'Arcadia numerose donne. E qui si dice che è la prima volta, no, che le donne entrano anche più massicciamente in un ambiente poetico, anche se un po' più selezionate di quanto non sia per i colleghi uomini, perché per essere pubblicate alle poesie delle donne si richiede una qualità artistica più elevata. Ecco che quindi quasi paradossalmente abbiamo la produzione poetica femminile più alta, migliore di quella maschile. Però ecco, il senso è proprio questo della uniformità in nome degli ideali di buon gusto, di recupero di quella razionalità. Quindi è un elemento che concorre a definire, no, il Settecento come l'epoca della ragione, anche se qui ovviamente è in modo molto moderato, molto contenuto e senza quelle punte, no? Anche, diciamo pure, rivoluzionarie e trasgressive che saranno poi il razionalismo dell'illuminismo. Qui non abbiamo nessun tema di questo genere, anche perché, un ultimo aspetto con cui concludiamo, anche attraverso questo travestimento, no, pastorale, idillico, la poesia arcadica dà vita ad una rappresentazione, no, di un mondo che sembra quasi separato dal mondo reale, dalla società reale. Se c'è una, come dire, rimprovero che al giorno d'oggi si muove l'Arcadia, è quello di aver perso il contatto, pur provenendo molti poeti appunto dalla realtà sociale, anche non elevata, nel momento in cui fanno poesia si distaccano da questa realtà, da questo mondo reale, si rinchiudono in un mondo idilliaco, in un mondo artificiale, che è il mondo appunto ricreato, fittizio dei pastori, il mondo dei pastori di Arcadia. E quindi le realtà rappresentate sono assolutamente avulse dalla realtà sociale, sembrano perdere il contatto con la realtà effettiva.
Poi questo mascheramento pastorale rimane a livello esclusivamente rituale, i temi della poesia d'Arcadia diventano diversi, ma sono temi sempre lievi, leggeri, quasi a volte fin frivoli, vita mondana, poesie di occasione legate a certi riti, a certe celebrazioni, alle feste, temi che possono, per esempio, anche semplicemente rappresentare, non so, una coppa di fragole offerta, durante un banchetto, cioè legate proprio alle realtà occasionali, immediate della vita spesso mondana, dei salotti aristocratici e borghesi. Ecco allora che chiaramente anche in questo senso la poesia diventa una poesia di medio livello. In effetti noi non troviamo grandi realizzazioni poetiche, poi le giocheremo anche qui qualcosa, ma troviamo specialmente un livello medio condiviso che costituisce la base naturalmente per le novità che porteranno in particolare al neoclassicismo. Adesso mi interrompo, ma poi vedremo di entrare un po' più nel dettaglio dei poeti, dei temi, anche del dibattito che si crea all'interno dell'Arcadia tra i suoi due padri fondatori principali, che sono il Gravina e il Crescimbeni, che interpretano per esempio il riferimento ai classici in modo diverso, con una, come dire, sostanza differente, una prospettiva anche educativa differente. Ma appunto per non tirare troppo in lungo, questo lo vedremo nella prossima chiacchierata. Adesso chiudiamo la nostra registrazione. Ciao ciao.